Continua a crescere il contagio da Covid anche nella provincia di Caserta, anche se la curva tutto sommato resta stabile. Un segnale forte che deve farci riflettere pur senza allarmarci per questo nuovo ritorno che forse è arrivato troppo presto. Ma è proprio il ritorno che si prevedeva oppure dovuto ai nostri comportamenti sbagliati? Ma quando finirà tutto questo? È possibile ipotizzarlo? Questo ed altro lo abbiamo chiesto al professor Paolo Acierto, direttore dell'unità di melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori della Fondazione Pascale di Napoli, in occasione della sua premiazione a Riardo. E sentite che cosa ci ha detto. Professore, innanzitutto la prima domanda è d'obbligo. Che cosa significa per lei questo premio di stasera? Ma ogni premio è un premio importante, un riconoscimento che la comunità mi in qualche modo riconosce e questo mi fa ovviamente molto piacere. Tra l'altro nell'Alto Casertano io ci sono venuto da sposato, perché mia moglie è di Roccacompina e io passo tutte le mie vacanze estive a Roccacompina, quindi sono un roccano di adozione, ecco. Quindi mi sento di questo territorio, per cui ha sicuramente un valore particolare. Professore, si aspettava questo ritorno del Covid, ma sembra che è arrivato un poco troppo presto o no? No, non è che è arrivato troppo presto, purtroppo è arrivato perché abbiamo avuto un mese di agosto scellerato. Eravamo riusciti a portare livelli di infezione prossimi allo zero, questo lo abbiamo ottenuto con tanti sacrifici. E questo era un fatto importante, purtroppo poi si è abbassata la guardia, abbiamo preso l'infezione di ritorno, perché noi dobbiamo sempre considerare la nostra situazione come Italia nel contesto di quello che sta avvenendo a livello internazionale. Se voi vedete quello che sta avvenendo a livello di Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, in questo endo c'è un'esplosione della malattia, anche perché loro non si sono mai fermati, quindi ci hanno portato l'infezione da noi. La Sardegna è stata una bomba biologica, lì dove noi siamo andati invece fuori, in Grecia, Malta, altre isole, e lo abbiamo preso. Purtroppo la situazione poi dopo è andata a degenerare ulteriormente, perché non c'è più quella consapevolezza, si è abbassata la guardia e quindi stiamo vedendo questo importante incremento di contagi. La Campania, diciamo che attualmente è la regione con il più alto tasso di contagi. Siamo stati più bravi prima oppure che cosa è? Un caso? Siamo stati sicuramente molto bravi prima e in questo momento abbiamo allentato la guardia. Tra l'altro, al di là dei numeri di contagi che sono ovviamente elevati, quello che a me preoccupa sono i pazienti ricoverati nei reparti Covid. In questo momento, come sapete, al Codugno c'è il pieno, iniziano a riempirsi anche tutti gli altri ospedali Covid, iniziano a esserci pazienti nelle rianimazioni. Ecco, questo è quello che ci preoccupa ancora di più, soprattutto perché in questo momento c'è questo incremento dell'infezione e quindi nelle prossime settimane potrebbe peggiorare. Il virus è più buono rispetto a prima o no? Ma basta fare un giro nei reparti Covid per vedere di come il virus ha la stessa potenza e diciamo dà le stesse complicanze del mese di marzo. Lei è stato il primo ad usare il tocilizumab, lo sta usando ancora dopo l'intervento c'è stata qualche decisione dell'AIFA in particolare, no? Allora, per quanto riguarda il tocilizumab abbiamo visto con l'esperienza sul campo che funziona in un determinato momento. Che significa? Nel momento, ecco, negli intubati funziona di meno. Lì dove invece il paziente non è intubato, inizia in quel momento a deteriorarsi da un punto di vista dei parametri respiratori e aumentano i livelli base proprio dell'interleuchina 6, che è il bersaglio del tocilizumab, ecco, quello è il momento in cui va dato il recupero in 24-48 ore, né prima né dopo, quindi bisogna darlo nel momento giusto. Lei che cosa pensa del cortisone invece, che è un antinfiammatorio così eccellente, così importante? Ma il cortisone, per quello che noi facciamo quotidianamente, è un presidio importante. Che cosa facciamo quotidianamente? Noi trattiamo i tumori con l'immunoterapia. L'immunoterapia dà anche degli effetti collaterali. Questi effetti collaterali vengono risolti con il cortisone, quindi lo utilizziamo.
si è dimostrato utile nel ridurre questa iperinfiammazione, così come con gli effetti collaterali che viene dall'immunoterapia, e quindi è un presidio importante, tant'è che in questo momento viene utilizzato. Sarà difficile fare un'ipotesi, ma secondo lei quando potremmo uscire da questa situazione? Lo ha detto, è difficile fare un'ipotesi perché noi ci troviamo di fronte a un virus di cui non sappiamo praticamente niente. O meglio, oggi sappiamo sicuramente più rispetto a febbraio, ma è un virus che è stato sequenziato a dicembre. Pertanto, quali sono le ipotesi? È chiaro che lì dove ci sarà il vaccino, questo sarà importante e ridurrà, e quindi ci permetterà sicuramente di ritornare in qualche modo alla vita precedente. C'è anche la possibilità che accada quello che è accaduto con la SARS, cioè il virus a un certo punto si spegne e scompare. Non lo sappiamo. Il vaccino quanto potrà essere pronto secondo lei, e se è possibile farlo a tutti poi? Allora, per un vaccino ci vogliono dei tempi tecnici. I tempi tecnici non sono tempi di domani mattina, quindi ci vuole che cosa? Ci vogliono i primi studi sugli animali, perché devono determinare se dà effettivamente un'immunizzazione. Poi si va sull'uomo per verificare se dà degli effetti collaterali. Poi si fa un'altra esperienza sull'uomo per vedere se c'è l'efficacia. E poi si fa lo studio importante. Fatto questo, c'è la produzione. Immagini che in genere ci vogliono 18 mesi. Poiché alcune aziende hanno già iniziato all'epoca della SARS, in questo momento, voglio dire che queste che sono un po' più avvantaggiate, nella migliore delle ipotesi potremmo averlo febbraio-marzo. Io credo che invece in maniera diciamo più realistica potremmo averlo per l'estate dell'anno prossimo. Da Riardo è tutto. Lorenzo Applauso per casertasera.it.